Per chi non lo conoscesse, questo in video è Khabib, ex fighter di arti marziali miste nell'UFC, con una carriera imbattuta con 29 vittorie e 0 sconfitte. Khabib ha cominciato a praticare judo dall'età di 15 anni e da allora non si è mai fermato. E sì, combatteva contro gli orsi. E sì, il Paris Saint-Germain ha una squadra di judo. C'è da dire però che ad oggi il judo sta vivendo una sorta di parabola discendente nei confronti del jiu-jitsu brasiliano. Infatti quest'ultimo sta guadagnando sempre più territorio, specialmente negli USA e nel resto del mondo anglosassone. E se vi dicessi che tale competizione in realtà fa parte di una rivalità iniziata ben 100 anni fa? Oggi parliamo di uno dei momenti cruciali della storia delle arti marziali giapponesi. La rivalità tra il Kodokan di Jigoro Kano e il Totsuka Jujutsu. Una storia di una lotta per la supremazia che sarebbe culminata alle Olimpiadi e che ancora continua con proiezioni e lotte a terra sugli schermi di tutto il mondo e sull'Octagon. Ma come siamo arrivati a questo punto? La storia del judo e del jiu-jitsu sono intimamente legate alla storia del Giappone e anche alla storia di Jigoro Kano, il fondatore del judo. Jigoro Kano da adolescente era un soggetto piuttosto esile di corporatura e anche basso, e per questo veniva frequentemente bullizzato e schernito dai suoi compagni di scuola. Kano cercava disperatamente un metodo per potersi difendere, e fu lì che egli incontrò il jiu-jitsu. Il jiu-jitsu infatti era il metodo di difesa corpo a corpo dei samurai, praticamente l'ultima risorsa che un guerriero possedesse in caso finisse a terra e senza armi. Kano fu folgorato dalla maniera grazie al quale un avversario più piccolo poteva avere la meglio su un avversario più grosso, specialmente grazie alla tecnica e grazie all'abilità. Non che gli piacesse praticare questo tipo di attività, però a Kano non restavano scuse se voleva difendersi. Alla fine del XIX secolo il Giappone stava attraversando un periodo di cambiamento sociale e culturale. La restaurazione Meiji infatti aveva cancellato il vecchio ordine dei samurai e il paese si stava aprendo sempre più. In questo contesto, ogni aspetto del paese doveva essere rivalutato. E tra questi c'erano sicuramente le arti marziali, che in un mondo con armi da fuoco e cannoni ormai forse non avevano più senso. In particolare il jiu-jitsu cominciava a sembrare antiquato agli occhi degli osservatori europei che cominciavano ad addestrare le truppe del governo giapponese. E in questo contesto intervenne Kano, il quale capì che se le arti marziali dovevano sopravvivere in qualche modo, anche esse dovevano cambiare. E infatti Kano creò questa disciplina pensando al modo in cui questa potesse essere competitiva e più sicura, molto più simile agli sport che gli occidentali avevano portato in Giappone, come la box o come la lotta. Per Kano soprattutto era fondamentale la capacità di utilizzare la forza dell'avversario contro di lui attraverso efficienza e tecnica. Per Kano il modo in cui il jiu-jitsu veniva praticato, con dei metodi antiquati e che non seguivano i metodi pedagogici che erano stati introdotti in Giappone dalle riforme scolastiche e dalle riforme dell'istruzione, e quindi bisognava cercare un nuovo metodo di insegnare. Kano quindi cominciò a insegnare la propria disciplina, il Jiu-Jitsu di Kano, proprio all'interno di un tempio, il Kodokan, in Giappone. In quel momento Kano non sapeva come sarebbe andato a finire. Il suo era un gruppo ancora molto sparuto. E il judo doveva dimostrare la sua superiorità contro il jiu-jitsu tradizionale, una disciplina che era radicata nella storia del paese. E questo significava cercare l'adozione e l'approvazione delle autorità giapponesi. E quale metodo migliore per ottenerle, se non dimostrando pubblicamente la superiorità di un'arte marziale sull'altra? Nel 1886 la polizia di Tokyo organizzò un torneo di arti marziali per decretare quale metodo dovesse essere insegnato ai propri agenti. Il torneo fu indetto da Michizune Mishima, il capo della polizia di Tokyo, il quale era un grande appassionato di arti marziali e voleva vedere fino a che punto le arti marziali giapponesi potevano arrivare. E fu in questa cornice che sia il Kodokan di Jigoro Kano che il Totsuka Jujutsu vennero invitati a competere per decretare chi fosse il migliore e quale stile dovesse sopravvivere. È inutile dire che questo evento cambiò per sempre la storia delle arti marziali giapponesi. Jigoro Kano sapeva che il Totsuka Jujutsu era il nemico numero uno e forse quello più complicato da battere. Tuttavia, se voleva dimostrare che il judo valeva qualcosa, era quello il posto giusto. Quando il torneo ebbe inizio, la tensione era palpabile. I lottatori del Totsuka Jujutsu si sentivano imbattibili perché erano avvalorati da una sorta di tradizione millenaria, mentre quelli di Jigoro Kano erano gli ultimi arrivati sulla piazza. Per molti la vittoria era già decisa. I judoka di Kano erano più giovani, erano meno esperti, ma si basavano su principi moderni. La sfida era chiara. Il judo, con le sue proiezioni e mobilizzazioni, doveva prevalere contro le abilità perfezionate dal jiu-jitsu coi vecchi metodi e le sue tradizioni da samurai.
Prima di allora il Kodokan e il Totsuka Jujutsu già si erano combattuti. Tuttavia i judoka avevano perso contro il combattimento a terra del Totsuka Jujutsu. Il motivo era che il focus principale del judo era principalmente sulle tecniche di lancio. Kano allora aveva imparato la lezione e per quella volta era pronto con la sua squadra, i quattro difensori del judo. Tra i combattimenti più importanti ci fu quello di Shiro Saigo, uno degli studenti più promettenti di Kano. Shiro Saigo avrebbe combattuto contro Entaro Kochi. La stazza dei due era totalmente diversa. Tuttavia, Saigo riuscì a prevalere grazie alla tecnica di Yamarashi, una delle mie tecniche preferite personalmente. Altri incontri significativi includono quello tra Tsunejiro Tomita e Hansuke Nakamura. Nonostante Tomita fosse preoccupato per la maggiore esperienza e stazza di Nakamura, egli comunque riuscì a vincere il match utilizzando una combinazione di tecniche, in particolare Tomoe Nage e la Gyaku Jujijime. Tutti i match infine riuscirono a dimostrare la superiorità del judo nei confronti del jiu-jitsu, e in particolare il fatto che i judoka avessero dovuto combattere contro avversari di stazza diversa, con ben più esperienza, significava qualcosa probabilmente. Dopo una serie di incontri intensi, il Kodokan ne uscì vittorioso. Le tecniche di Jigoro Kano avevano dimostrato la loro superiorità non solo nel controllo a terra, ma anche nelle proiezioni, e questo significava l'efficacia nel combattimento reale. Se questa vittoria significò l'ascesa del judo, essa marcò anche il declino del jiu-jitsu in Giappone e nel mondo. Grazie a questa affermazione, la polizia metropolitana di Tokyo iniziò a utilizzare il judo per addestrare i suoi agenti. La vittoria del judo sul Totsuka Jujutsu ci insegna una cosa importante. È l'efficacia che decide quanto sia valevole un'arte marziale. E oggigiorno è qualcosa che possiamo notare sia nell'UFC che nelle arti marziali miste. Ed è così strano che proprio dopo 100 anni dalla vittoria del judo, il Brazilian Jiu-Jitsu abbia avuto un revival, dimostrando la sua efficacia contro altri stili, dal Muay Thai al Karate, allo stesso judo, in particolare sul ring grazie al focus sulla lotta a terra, la stessa che il judo era riuscito a conquistare e che adesso si sta perdendo probabilmente a causa del focus sullo sport e sulle tecniche di proiezione. Proprio come Kano insegnò ai suoi studenti a essere versatili e ad adattarsi, oggi infatti i lottatori di MMA devono padroneggiare molte discipline diverse, combinando tecniche di lotta, proiezione, sottomissioni ed altro al fine di avere successo. L'MMA e il modo in cui il Brazilian Jiu-Jitsu ha avuto questo revival oggi dimostrano solo che l'adattabilità è la chiave. E probabilmente assisteremo ad un revival, a un nuovo torneo, a un nuovo tentativo di rivalsa tra una scuola e l'altra. Il torneo del 1886 non fu un punto di svolta soltanto per il judo e per il jiu-jitsu, ma potremmo dire che lo è stato per tutte le arti marziali. Jigoro Kano dimostrò che l'innovazione, l'adattabilità e la competizione reale potevano superare la tradizione. E questo spirito continua ancora oggi a guidare le arti marziali. Se avete apprezzato questo viaggio nella storia delle arti marziali, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima storia. Ciao!